Perché dedicata ai piccoli? Perché da bambini dobbiamo abituare i nostri figli, quindi i nostri bambini, all'educazione e al risparmio. Risparmiare è un tema attualissimo, chiaramente. Oggi come oggi sappiamo bene tutti le ragioni per le quali risparmiare oggi conviene, e quindi ecco, noi vogliamo rivolgerci a questo pubblico di bimbi anche quest'anno, come lo scorso anno, con 90 alunni quest'anno, ben 90 alunni, e spiegare loro attraverso anche dei racconti, delle fiabe, quello che è il valore appunto del risparmio che viene attuato tramite, naturalmente tramite le banche, ma tramite anche Poste Italiane. 1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. Se risparmi puoi aiutare te stesso, la tua famiglia, il mondo. Infatti è quello che succede a casa mia. Oggi si sa che c'è la crisi è mondiale, però ora non entriamo a parlare della politica, se no il mio foglio si appassisce. Il 31 ottobre 2012 è l'88esima giornata mondiale del risparmio. A casa mia si fa attenzione al risparmio, ma ora si sa che quasi tutte le famiglie sono in crisi e non ce la fanno più a mettere da parte qualche soldino. La mia famiglia non sarà ricca, ma noi ci vogliamo bene e dei soldi ce ne importa molto meno. Invece le famiglie ricche, secondo me, sperperano tutti i soldi per i macchinoni e poi non si fanno neanche una vacanza in famiglia. Io ricevo la paghetta mensile poche volte dai nonni e li metto da parte nel salvadanaio e li uso per le mie esigenze. Prima, quando andavo al supermercato, facevo i capricci, ora invece capisco che siamo in crisi e non li faccio più. E con i soldini che metti da parte cosa ti compri? Sto a mettere da parte e mi voglio comprare l'iPad.